Passarono molte settimane e dell'orso le due fanciulle non seppero più nulla. Un giorno che si erano recate nel bosco per raccogliere legna, udirono una strana vocetta che si lamentava dietro un cespuglio vicino a un tronco caduto. Ai, 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 la mia barba! Per tutti i diavoli, la mia barba! Guarda cosa mi deve capitare! Ai, 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 ai! Uffa! Oh, Biancherosa, un nano! Poveretto, gli è rimasta impigliata la barba in una fessura del tronco. Andiamo ad aiutarlo! Ehi, voi, stupidelle! Venite ad aiutarmi! Muovetevi! Avete capito? Ehi, dico a voi! Stavamo guardando la tua barba, è così lunga! Lunga e bella, vorrei dire, ma adesso è rimasta impigliata in questa dannata fessura! Oh, aiutatemi a tirarla fuori! Biancarosa e Rosella si avvicinarono all'omettino e cominciarono a tirare la sua barba con tutta la forza che avevano per liberarla dal tronco. Un momento, ora ci penso io, e in fretta anche. Sarai servito in un attimo. Con un bel colpo di forbici. Biancarosa estrasse un paio di forbici che portava nella tasca del grembiule e zac! Con un taglio netto alla barba liberò il nano. Ah, finalmente. Ma, oh, sventurata ragazza, che cosa ne hai fatto? Mi hai tagliato la barba, oh, la mia bella barba. Oh, che stupida idea. La mia barba tagliuzzata, la mia barba raccorciata, questa è proprio un'ingiustizia, un'inutile ingiustizia. Vado via, non vi saluto, non vi avessi conosciuto, se vi incontro ve lo giuro, cambio strada di sicuro. Pei tesori che ho nel sacco, allontanatevi per bacco! Il nano impertinente, con la barba tagliata e brontolando, si caricò sulle spalle un grosso sacco che aveva nascosto tra l'erba e se ne andò. Biancarosa e Rosella rimasero molto mortificate, però non diedero una grande importanza alla cosa e presto dimenticarono l'incidente. Un giorno che se ne andavano a spasso per il bosco, udirono provenire dallo stagno una vocetta ben nota. L'ho presa! L'ho presa! Le due sorelline si avvicinarono alla riva e videro che il nano aveva preso all'amo un grosso pesce e non riusciva a tirarlo a riva. Vedendosela brutta, aveva abbandonato la canna, ma la sua barba si era impigliata nella lenza e il grosso pesce stava trascinando nano e lenza in acqua. Così, da pescatore, esso rischiava di divenire preda del pesce. Rosella, ci risiamo. Il nano è ancora nei pasticci. Gli taglio subito un altro pezzo di barba e lo libero, altrimenti finisce con l'annegare. Ecco fatto. Ma vorrei sapere perché vi impicciate sempre degli affari miei. Ecco, adesso ho perso il pesce e un altro pezzo della mia bella barba. Che modi! Sarà meglio che riprenda il mio sacco e me ne vada. E il nano, sempre brontolando, si mise sulle spalle il sacco, che era pieno di perle, e riprese molto in fretta il suo cammino. Passò molto tempo. Un giorno Biancarosa e Rosella stavano andando a spasso per i boschi quando udirono la solita vocetta. Il nano. Oh, Rosella, è proprio il nano. E un'aquila lo sta portando via. Corri, dobbiamo aiutarlo. Io lo afferro per una gamba e tu cerca di prendere l'altra. Via, via, brutta aquila, via, lascialo. Tenetemi stretto. Guai a voi se mi lasciate rapire dall'aquila. Oh, tira, oh, tira. L'aquila alla fine lasciò la preda e volò via. Il nano, come al solito, ricoprì di improperi le due ragazze. Le mie povere gambe, per poco non me le strappavate. Non potevate tenermi con un po' più di garbo. Me ne andrò via subito, perché il vedervi mi dà fastidio. E il nano insolente scomparve in gran fretta nella sua grotta fra i massi. Poco tempo dopo, ripassando da quelle parti, Biancarosa e Rosella rimasero a bocca aperta. Davanti alla grotta del nano, stese al sole, vi erano tantissime pietre preziose e il nano vi faceva la guardia. Oh, che splendore! Rosella, guarda! Ci sono diamanti, smeraldi, rubini! Beh, avete finito di fare stupide esclamazioni? Andatevene via! Ma chi arriva? Oh, per tutti i diavoli dell'inferno! Arriva l'orso! Aiuto! Orso caro, spero che vorrai mangiare quelle due fanciulle là, vero? Guarda come sono belle grasse!
Che cosa vuoi fartene di me? Oh, aiuto, lasciami, ti darò quello che vuoi. Sì, ti restituirò i tuoi tesori. Il nano tentò di correre verso la sua caverna, ma l'orso con quattro balzi lo raggiunse e con una zampata lo stese a terra morto attecchito. Le due sorelline, spaventate, stavano per andarsene, ma l'orso le raggiunse e quando fu loro davanti si rizzò sulle zampe posteriori. E dalla bruna pelliccia uscì un bellissimo principe, tutto vestito d'oro. Quel nano cattivo mi aveva stregato, impossessandosi delle mie ricchezze. Ma ora, con la sua morte, sono libero dall'incantesimo. Care fanciulle, non vi ho mai dimenticato. Tu, Biancarosa, se lo vorrai, diventerai la mia sposa e sarai regina. E tu, Rosella, verrai con noi e potrai sposare il principe mio fratello. Finisce così, questa favola breve se ne va. Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà.